Direi, uno dice, premio Nobel alla medicina 2019, ma questo vi spieghiamo perché. Perché abbiamo avuto l'onore di avere confermate tante nostre teorie di cui andiamo a presentare nei vari congressi medico-scientifici, lavori scientifici. E questo ci ha dato una grande soddisfazione, perché capite, quando poi tutto quello che dici viene anche confermato dalla cosiddetta scienza ufficiale, che ci permette proprio di confermare quello che hai sempre pensato, quello che hai sempre divulgato per il miglioramento della qualità della vita delle persone, incominci a dire, beh, allora tutti gli sforzi che abbiamo fatto ci hanno dato finalmente ragione. Quindi è un onore avere qui professor Mauro Miceli. Vado avanti con questo? Sì. Non prende però, Giorgio. Aspetta. Ah, ecco. Con quello sotto, tasto sotto. Sì. Questo qui? No, quello per andare indietro, quello che ti sembra indietro. No. Scusa. Ok. Ah, dei contrari. Ok. Bene, allora faccio una premessa. Chi mi conosce, io faccio la biochimica medica applicata. La biochimica è sempre un terrore. Cerchiamo di renderla spalmabile, che non è semplice. Quando si parla di questi argomenti, si parla di ipossia, infiammazione, questi connubi, devo obbligatoriamente passare attraverso queste strade. Quindi non ho scampo e non avete scampo. Allora, nel 2000, non mi ricordo questo lavoro quando è stato, 2008-2009, il professor Semenza fece un bellissimo articolo di rassegna che si intitolava Rivelazione dell'ossigeno, omeostasi e malattia. Cioè, questa la famosa New England Journal Medicine, fa ogni tanto queste bellissime rassegne che vi consiglio di leggere, tra l'altro dopo 6 mesi è accessibile, che fa meccanismi di malattia e drug therapy, terapia farmacologica, mette insieme tutte le ricerche più importanti. E ogni tanto me lo guardo proprio, Mechanism of Disease, fa, no? Tipo una volta ogni 2-3 numeri fa questi. E in particolare disse, attenzione, c'è un meccanismo di trasduzione del segnale di ipossia. Quando le cellule sono in ipossia, attivano un meccanismo di espressione genica favorito da un fattore di trascrizione proteico che si chiama HIF-1. Eccoci, Giorgio, c'è qualcosa lì in mezzo? Ecco. Allora, va avanti Giorgio, ecco, attenzione, quanti sono questi fattori? Poi si è scoperto che era una famiglia di fattori, HIF1, 2 e 3, ma più studiati sono l'1 e adesso anche il 2 molto. Quindi si è scoperto poi un'altra cosa, che questo fattore di trascrizione indotto all'ipossia era fatto da due gemelli, alfa e beta, cioè un gemello alfa che la sua espressione veniva diciamo esacerbata dalla ipossia, mentre l'altro, il beta, era costitutivo già presente nel nucleo, anche se poi in alcuni lavori c'era scritto nel citoplasma, non è vero, cioè io ho trovato invece era fondamentalmente a livello nucleare questa associazione e la sua presenza, tanto è vero che se voi lo guardate, ora faccio anche il puntatore, vedete qui, cioè se si abbassa la concentrazione di ossigeno aumenta molto l'espressione dell'HIF, vedete, quando viene normale praticamente quasi si azzera. C'è un punto di flessione, il 4-5%, proprio, che guarda caso è proprio la concentrazione di ossigeno nei tessuti umani normali. Questo è sempre un lavoro di Semenza, su chi che lui lavorava, pensate, era un ricercatore biomedico che lavorava sui carcinomi renali. Proprio stava facendo il meccanismo di ipossia del carcinoma, cellulo di carcinoma renale. Allora, dice, ma come funziona questa espressione? Che succede? Quando c'è poco ossigeno, a un certo punto viene esaltata, vedete, scusate, ecco, guardate qua, vedete questo, il famoso primo gemello, in presenza, pensate, di, guarda caso, ascorbato, il mio amico Enzo non l'ha detto, tra tutti abbiamo fatto la vitamina C, ma si chiama anche acido ascorbico, tra l'altro, cioè,
tra le mie, diciamo così, oltre a quel famoso chilo lattone, e in presenza di ferro equivalente, in presenza di due osso glutarato. Che cosa ci ricorda questo osso glutarato? La sostanza del ciclo di? Bravo, ma chi l'ha detto? Bravissimo, del ciclo di Krebs. E guardate, e soprattutto in presenza di una serie di enzimi che sono la prolinidrossilasi, che l'idrossilano in modo specifico questo fattore e ti dice, aspetta un attimo, te sì, ti sei espresso, però noi ti idrossiliamo, quindi mettiamo, e poi quando sei idrossilato, scusate che qui vado avanti, ecco, ecco qua, vedete qua gli OH, eccoli qua, ti lucchettiamo con un fattore che si chiama von Hippel-Lindau, VHL, un fattore, pensate, antitumorale, che viene espresso a livello genico, e dice, bene, quando ti abbiamo lucchettato, c'è la ubiquitin ligasi, un enzima specifico, che ti andrà poi a degradare nel proteasoma, quindi può essere poi magari riciclato. Dice, perché fa questo? Perché se tu non, si sta parlando di un'ipossia moderata chiaramente, un'ipossia controllata, perché se l'ipossia diventa importante, a questo punto aumenta molto la concentrazione citoplasmatica di questo gemello alfa che trasmiga nel nucleo, chi trova, guardate là, il gemello beta. E ti dicono, mettiamoci insieme, esprimiamoci, adesso noi siamo un eterodimero, cioè insieme facciamo un complesso, solo quando siamo insieme. Dice, ma basta noi per attivare tutto questo? No, abbiamo bisogno, come tutte le cose, dei meccanismi, di un attivatore che è una proteina, si chiama nel nucleo P300CBC, che ti dice, vi attivo io e guardate dove vanno elementi regolatori dell'ipossia a livello della sequenza del DNA, a attivare proprio quei geni. E quando li hanno attivati, guardate cosa succede, si scatena il mondo, perché a questo punto c'è angiogenesi, eritropoiesi, ritorno all'eritropoiesi, ma certo, sono in ipossia. E l'organismo dice, va, io produco più globuli rossi, devo compensare. Poi apoptosi, proliferazione cellulare e sopravvivenza, variazione del metabolismo glucidico, variazione del pH cellulare e proteolisi. Andando avanti uno dice, ma allora che succede come effetto principale quando c'è questa ipossia? Ecco il famoso cambio, un cambio clamoroso. Noi sappiamo tutti che la glicolisi ci dà giustamente ATP, giusto? E quello è il meccanismo. Ma sappiamo anche che se produciamo piruvato, che deve entrare nel mito per produrre che ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa, 36 ATP, la cascata pazzesca. Se no, altrimenti va acido lattico. E se non entra va acido lattico. Pochi, due solo ATP, ma li fa. Ma e cosa fa subito questo benedetto HIF attivato? Lui dice, ci penso io a te. Guarda cosa faccio. Ti attivo una chinasi che si chiama... Ah, per fare naturalmente però il piruvato per entrare nel mitocondrio e diventare il famoso punto d'arrivo di tutti, che è il famoso acetil coenzima A. Ricordiamocelo, acetil coenzima A, il punto d'arrivo, l'acido acetico attivato. Dice, acido acetico quale? Dell'aceto? Dell'aceto, sì. Acetil coenzima A, che guarda caso, questo coenzima A tutte le volte non lo dicono perché poi ci hanno rotto le... Nei esami di biochimica ti avessero detto una volta che è la vitamina, il placido pantotenico, vitamina B5. No, ti fanno, a parte tutte le vitamine, poi ti fanno studiare su Lenig e le ostraie con due, come ha detto il mio amico Vincenzo, due, Poi alla fine, quando ti sei laureato e nemmeno specializzato, dici, ecco dove servivano, erano i cofattori, certo, la vitamina B5. Dice, hai una ipovitaminosi B5, non è possibile. Perché? Perché se no ti si blocca il metabolismo, non hai coenzima A, e dove vai con quel senza quello? Allora vedete, cosa fa questo maledetto? Attiva quella famosa, per entrare nel mitocondrio, il piruvato, cioè di coenzima A, ha bisogno di una piruvato deidrogenasi, che poi sarebbe una decarbossilasi anche, e diventa piruvato, acido di coenzima A, e vai a bruciarti, giusto? Ma lui, l'HIF, guardate cosa fa, attiva una chinasi. E quando c'è una chinasi vuol dire chinasi fosforilare, che guarda caso spesso disattiva. E questa va a disattivare
La idrogenasi, vedete? Eccola là. Dice, ma allora, scusami, se non entra, non diventa cetilco enzima A, tutta sta fardella, che fa? La cellula comunque deve produrre ATP, via lattica, per via lattica. Ma allora c'è uno shift. Ma certo che c'è uno shift. Vedete questa, farvi vedere, guardate il lavoro. È qui, eh. Pensate a questo processo. Guardate quante vitamine sono coinvolte. NAD, nicotinamide, vitamina B3. FAD, vitamina B2. TPP, tiamina pirofosfato, vitamina B1. L'acido pantotenico del coenzima A. L'acido lipoico, una pseudovitamina. Cioè, ma non ce le dicano queste cose, no? Cioè, tutta con compartimenti separati. Ma eccoci. E allora dice, lascia uno shift. Effetto Warburg. Cioè, non vado più verso il mitocondrio, vado verso una glicolisi solo citoplasmatica, produzione di energia citoplasmatica. Ma allora uno pensa, ma se succede questo, guardate questa bella review di Science del 2009, l'effetto Warburg rivisto dopo 100 anni. Certo, Warburg aveva detto, dice, è la causa principale del tumore. No! Poverino, lui non poteva sapere, ha fatto anche troppo. Diciamo che poi era una conseguenza importante, che poi sono tutte le variazioni epigenetiche e genetiche che possa causare, ma molto importante. Cioè, d'altra parte, il povero Warburg lavorava da solo, o quasi. E sapete chi era un suo assistente? Il migliore, Krebs. Immagina che il laboratorio era quello lì, no? Warburg e Krebs. Cioè, capito? Era il suo assistente principale. Allora, e quando... vedete questo picchello? Lo shift, dice. Non vo più di là, vado verso una... purtroppo respirazione di tipo lattico, cioè solo produzione di acido lattico. Ma allora dice, che cosa succede a questo punto? E guarda qua, come si scatena. Dice, intanto c'è un'attivazione di trasportatori di glucosio GLUT1 e GLUT3. Dice, perché? Devo far entrare più zucchero. Dice, quello vedrai, io se io sono bloccato il mitocondrio, c'ho bisogno di far entrare. Enzimi alla glicolisi che cambiano proprio da un punto di vista proprio funzionale. Pirubato, che si è già detto, quella lì che disattiva, ma a questo punto uno dice, ma la cellula sta diventando acida, quindi ho bisogno anche di trasportatori degli acidi monocarbossilici e dei protoni e un'attivazione dell'anidrato carbonica di isoenzima 9 per dire, oh, ma il pH si deve ristabilire, se no io crepo. La cellula dice, io vado in acidosi importante. Dice, vabbè, io devo sopravvivere. E infatti cerca di sopravvivere attivando tutto questo. Vedete? Guarda qua, tutti i meccanismi che attiva. I monotrasportatori, perché il pH deve essere, se no c'è la morte cellulare. Ma allora uno si chiede, ma se la cellula fa tutto questo, dove va questa acidità? Dite voi dove va questa acidità? Pensateci un attimo. Bravissimo, te sei un allievo fantastico. Scherzo. E allora si acidifica la matrice. Capito il problema? Quella può sopravvivere, dice, tanto fuori c'è questo pezzetto di pavimento, buttiamolo lì, capito? E quello è il grosso problema. Ma dice, va bene, ma uno può pensare, ma che ce ne frega se si blocca quella glicolitica? Ma mi avete sempre insegnato che comunque quando c'è, io potrei utilizzare i grassi, la degradazione, la beta-ossidazione dei grassi. Eh no, perché quelli, i gemelli sono messi insieme, giusto? Ma poi c'è il fratello, l'altro fratello, Caino, HIF2, che dice, ah, te vorresti utilizzare i grassi? Eh no, carino, perché io ti blocco la beta-ossidazione. Te la blocco, ah sì, certo, te la blocco e vado verso, anzi, ti faccio la biosintesi dei lipidi. Dice, va bene, ma qui posso usare per esempio i ROS, stavolta fanno bene perché sarebbero positivi. No, ti blocco anche quelli. Cioè, tutto questo, un certo punto comincia a dire, allora, piruvato, lattato. Dice, ma non solo, mi sto accorgendo che l'HIF... mi sta andando anche bloccando la via dell'elicolisi verso la via di pentoso 5-fosfati per produrre più nucleotidi. Allora uno fa 1 più 1 fa 3 qui. Attenzione, biosintesi di lipidi, biosintesi di nucleotidi. Sto facendo una rigenerazione cellulare, una proliferazione cellulare deviata, attenzione, deviata. E così è infatti. Allora ecco il famoso premio Nobel che diceva Giorgio, perché nel 2019 io ero a lavorare al computer del mio lavoro, mi arriva un messaggio di Giorgio che mi dice, potresti guardare una notizia che mi ha dato il premio Nobel per la medicina? Io guardo, all'ipossia, non ci posso credere.
dopo anni e anni che se ne parlava nei convegni, cioè come se l'avessi, ci sentavamo noi vittoriosi. Cioè ho detto io, vediamo come la utilizzeranno ora, a distanza di quasi 100 anni l'aveva vinto Warburg, vediamo la utilizzeranno. Questi tre scienziati, vedete, Semenza, Radcliffe e Kellin, hanno veramente fatto un gran lavoro e hanno detto, dice, attenzione, come le cellule sono, reagiscono alle diverse concentrazioni di ossigeno, la sensibilità diversa. Ma, dice, scusami, generalmente quando c'è ipossia, o avvisatemi quando sono, a che minuto sono ora? Perché io sono sempre per rispettare i tempi, eh? Cioè, quanto che ore sono? Perfetto, quindi ho ancora 15 minuti, va bene. Vedete che qui, questo dice la famosa catena di trasporto degli elettroni, giusto? Ma se andate a guardare, dice, certo, se c'è ipossia, si crea anche... Cioè, già di suo ne crea problemi, perché guardate qua, primo complesso, forma dei superossi, secondo complesso, perché c'è di mezzo insieme a Q10 anche, pure... superossido, terzo complesso, tutti verso la matrice, guardate che lavoro qui. Dice, meno male che abbiamo la SOD manganese dipendente che ci pensa, ah, che magari con la glutatione per ossidasi, dall'acqua ossigenata ce la fa, e poi con glutatione, con il riciclo del glutatione riduttasi, chiaramente, no? Con il GSH. Meno male che bisogna garantirsi questo, perché tra l'altro il complesso 3 non solo, ma lui lo produce anche verso l'interno il superossido, verso lo spazio intermembrana dei mitocondri, ma addirittura il citocromo C produce una proteina P66SNC che guardate anche lei, ma lì si spera sempre che la superossido dismutasi, stavolta rame zinco dipendente, possa fare il suo lavoro uguale. Quindi vedete come equilibrio delicato, cioè se lo fai vedere questo discorso a chi fuma, per esempio, dice guarda tutti i giorni te produci un sacco di pillole di questo tipo qui, perché se magari ti manca la manganese, quella lì rimane un po' sconvolta, no? Dice, ma che mi manca a me? Purtroppo è così, cioè stai producendo continuamente, perché non tutti sono negativi. Quindi attenzione, anche questo è un meccanismo correlato all'ipossia, che vedrai, non c'è più ossigeno, non abbiamo più la catena mitocondriale che poi alla fine verrà utilizzata proprio nel finale, con quello che adesso finalmente è stato chiamato complesso 5, che è la TPasi, la TP sintasi, dire... Adesso si sintetizza la TP. Pensate, quando studiavo io ancora non era fatta. L'hanno scoperto poi alla fine degli anni 80. Mitchell, a metà degli anni 80, il professor Mitchell ha vinto il premio Nobel per aver scoperto il meccanismo della TP sintasi. Qui c'è, vedete, la famosa UCP, la termogenina, quella che produce anche calore. Bene, allora dice, i meccanismi sono abbastanza complicati. Allora, ipossia e infiammazione, due facce della stessa medaglia. Sempre sul New England, i famosi rassegna Mechanism of Disease, dice, uguali. Cioè l'uno, come ha detto tra l'altro anche, correlato anche a quello che ha detto il mio amico Vincenzo. E qui chi è uno dei fautori? Una citochina maledetta. Si chiama Nuclear Factor KB. Ricordatevi questo nome. Cattiva da morire. Cioè una citochina veramente cattiva. Cioè lei è coinvolta in tutte queste... C'è sempre lei. È sempre nel mezzo. Cioè lei c'è sempre. C'è una tumorigenesi e lei c'è. Uno stress ossidativo e lei c'è. Un'infiammazione e lei c'è. Se andate a vedere su PubMed la NN Nuclear Factor KB, trovate un'estensione di lavori incredibile. Ma dice, com'è che sono collegate? Guardate questo meccanismo, è pazzesco anche questo. Cioè pensate, questo è il meccanismo che abbiamo visto prima, vi ricordate? Guardatele, semplificato, i due gemelli insieme, guardate, visto? Ma due gemelli non solo fanno quello che vi ho detto, angiogenesi, cambio del metabolismo, ma guardate cosa fanno, producono loro stesso a livello nucleare, vanno a indurre la sintesi dell'NFKB, cioè proprio questa citochina proinfiammatoria, e anche di Toll-like receptor, uguale. Allora dice, e perché c'hai detto che sono... Perché dall'altra parte, guardate, c'è un meccanismo analogo che pure fa, perché noi abbiamo... Sapete che questa maledetta citochina nel citoplasma è fatta da due subunità, ma guarda che similitudine, no? Siamo P50 e P65, ma sono lucchettate, c'è un lucchetto, certo che se no ti tengo a bada. Ma l'ipossia, attenzione, l'ipossia purtroppo permette lo slucchettamento, si slucchetta, vedete? E quando si slucchettano insieme abbracciati, entrano stavolta nel nucleo,
e dice dove vanno? Vanno in delle sequenze di DNA a produrre, e questo è clamoroso, stato infiammatorio, ma guardate cosa producono? L'HIF. Quindi l'uno aiuta l'altro. Cioè, in stato di ipossia io ti produco, ma tu stesso mi produci, perché io poi ti slucchetto dal citoplasma, dove eri bloccato, entri te e tu produci me. Allora a questo punto si capisce che Nuclear Factor KB, HIF, sono un connubio a delinquere, un vero connubio a delinquere. Tant'è vero che, ma dice, c'è qualche cosa che li blocca? Meno male che c'è. Si chiama, lui vedete, Vincenzo era di Roma, io sono di Firenze. Facevamo questi corsi alla scuola di formazione con Giorgio, vero Giorgio, 2013, eravamo tre, una triade, quando abbiamo avuto la prima scuola. E allora si è detto, ma perché non chiamarci Napoli-Roma-Firenze? NRF2, ma è semplice, no? Vero Vincenzo? NRF2. Cioè andiamo contro la citochina NF-KB. Lei è, perché lei invece è particolare come, è una citochina molto importante, dice, ci penso io, ti difendo io. Certo, perché guarda cosa faccio io. Io sarei bloccata, pensate che sarebbe anche legata nei filamenti d'actina a livello citoplasmatico con dei residui di cisteina, ma uno stimolo pro-ossidante ti dice, come lei sente un sensore, cosa fa? La sgancia. Vedete? Questa proteina si chiama KEAP1, con i residui di solforilati, anzi SH, vedete, che poi diventano S, quindi ridotti, scusate, ossidati. Si viene sganciata, si sgancia quindi questo lucchetto qui e l'NRF2 entra nel nucleo. Lì trova sempre il solito coattivatore, perché mai c'entra in diretta, che è una proteina che si chiama proteina MAF. E cosa fa? Che cos'è questo ARE? ARE sono gli elementi responsivi antiossidanti. Cioè loro attivano tutta un'espressione genica antiossidante, che quindi va proprio contro, che poi attiverà gli enzimi di fase 2 detossificanti, tra cui per esempio l'emossigenasi 1. Cioè quindi in pratica è l'antagonista dell'NF-KB, il vero antagonista. Tant'è vero che, vedete qua l'antagonismo? Tu mi produci questo, con lo stress ossidativo, ma io te lo inibisco. Poi cioè, chi è che vince? Dipende dallo stimolo infiammatorio e dallo stimolo di ipossia. Se l'ipossia è potente, non ce la fa più. Se lo stress ossidativo è veramente potente, purtroppo anche l'NRF2 si può bloccare, cioè capito, non è più sufficiente. Quindi dipende sempre dall'intensità, ovviamente, dello stimolo. Però l'antagonismo esiste, quindi questo va potenziato. L'importante è potenziare l'NRF2. E come si potenzia? Ora vi vedete, il sulforafano, pensate, presente nei cavoletti, broccoli, cavolfiori, ravanelli, tutta roba buona. Ma in particolare le giovani getti, i germogli, si entra un po' nella gemmoterapia, no? La gemmoterapia, diciamo a volte, c'è gemmoterapia, è la fitoterapia dei germogli giovani. E vale anche qui in nutraceutica, che poi quando arrivi a parlare delle piante, sì, parli di nutraceutica, no? Perché è nutrizionale, farmacologico, ma di fatto la differenza tra fitoterapia e nutraceutica diventa difficile. Perché se parli di curcuma, di tè verde, vuol dire, ma è roba fitoterapia. Sì, ma anche nutraceutica, l'estratto, Sì, quindi c'è un punto proprio di che convogliano molto. E quindi vedete, questo è importantissimo, perché questo cosa fa? Guardate, intanto uno dice, ma ho sentito dire che è difficile attivarsi, bisogna masticarlo, perché lui si attiva, lui è presente come gluforafanina, un glucosinato, che diventa sulforafano solo quando la mirosinasi, un enzima che è contenuto, lui c'ha, ma bisogna masticarlo, la masticazione lo attiviamo, capito? Attenzione, perché la cottura lo disattiva, occhio, quando è molto cotto c'è una disattivazione, invece quando è anche poco cotto ma rimane, il microbiota intestinale lo attiva, quanto è importante anche conoscere questi meccanismi. Il sulforafano, questo isotiocianato molto importante, tanti benefici antiossidanti, dice dosaggio, una volta mi scrisse un medico, scusami, ma non riesco a capire quant'è il dosaggio, ha ragione, perché il dosaggio è importante, fa la differenza. Cioè il dosaggio è fondamentale, perché se è un nutraceutico diventa dose dipendenze ed è farmacologia naturale, non le erbette, vera, perché prima della seconda guerra mondiale c'era solo la fitoterapia, ve lo ricordo, questo è un altro regalo che ci ha fatto il nostro caro Adolf, capito? Quando ha fatto in grande, ci sarebbe arrivato comunque,
Però se andate a vedere i formulari fino al 1942, fitoterapici, oligoterapici e organoterapici. Io ce l'ho sti formulari, ce l'ho, cioè capito? Dopo è tutta cambiata, ma si usava questo. Ora c'è un grande ritorno scientifico, fondamentalmente. Allora vedete, questi sono i dosaggi. Ma vedete qua, cosa fa l'NRF2? Guardatelo. Attiva. È un attivatore l'NF, diretto attivatore. Infatti, portate, ve l'hanno lasciate queste slide, infatti, guardate, c'è proprio una cascata, vedete? Attiva la fosfodinositol trecchinasi, che a sua volta sgancia l'NRF2 della famosa KIP1, lo attiva ed entra nel nucleo e produce gli enzimi detossificanti. Quindi l'importanza del sulforafano, dice. Ma come lo fai ad avere attivo il sulforafano? Ci vuole una bella tecnologia, perché lì è importante la biodisponibilità, che frega sempre. Quando se vedete voi, quando vi viene un informatore, domandategli, cioè pum pam pum, questo è il miglior, tatapum, comincia a dire è il miglior glutatione del mondo, e gli fa cascare, dici quanta è la biodisponibilità di questo vostro prodotto e che vuol dire, come vuol dire? Quanto ne arriva realmente nel plasma? Poi lui ti dice, ne arriva tot. Poi ci dovrebbe vedere anche la bioaccessibilità, quanto ne entra dentro. Perché non è mica detto che poi dal plasma passi alla cellula. Abbiamo esempi di una della vitamina B12, per esempio, che sì, entra dentro, ma non è detto poi entra nella cellula. Attenzione. Quindi però è importante la biodisponibilità. Questo tipo di tecnologia che c'è il nostro amico Giorgio, perché io l'ho sollecitato da tanti anni, ho detto Giorgio, buttiamoci sulla nutraceutica e sulla fitoterapia, adesso è diventato recettivo, ho attivato i suoi geni a livello nucleare, vero? Epigenetici, ho fatto anche l'S-Drive per questo, l'aveva attivati, l'aveva, cioè, a un certo punto ho detto hai ragione, buttiamoci sulla nutraceutica anche, e ha fatto una bella linea, vedete là anche rossa, che io uso regolarmente, cioè io sul fonafano me lo prendo ogni mattina, dice quante ne prendi te? Tutte le mattine, perché? Ma scusami, guarda che gli studi, cioè non è che questa qui è una cosa, dice, lo devi prendere sempre. Sì, puoi fare anche che, giustamente, perché ci sono 20-30 giorni, ma il trend è che quello lì ovviamente ha un effetto terapeutico, perché le popolazioni che l'hanno usato, gli studi fatti retrospettivi e anche prospettici, ci hanno dimostrato che è il trend normale, cioè come del tè verde, che i giapponesi mangiano 4-5 tazze al giorno, uguale, chiaro. Questa è particolare, vedete, questa unione fra un batterio, particolare il gluconobatter, e un fungo, lo Zeosaccharomyces, favorisce una grande penetrazione a livello intestinale, oltre a favorire il microbiota intestinale, quindi massima biodisponibilità. Eccolo qua, vedete? Questa è la domanda famosa, ma c'è anche il licopene dentro questo? Infatti dici, Giorgio, ma questa c'ha il licopene del pomodoro, un carotenoide fantastico. E per questo me lo prendo io sempre, infatti dopo te Giorgio mi regalerai per una confezione, chiaramente che lo sto finendo, e quindi vedete la concentrazione è giusto, importante, perché quando te, questo fa la differenza in un prodotto, la concentrazione è importante, perché quello è di un sintomo di qualità. E alla fine vedete il licopene, queste sono altre azioni che c'è il licopene, le conosciamo, ma guardate cosa fa il licopene, uguale, vedete che bella sinergia, disattiva l'NFKB, attiva l'NRF2, eccolo là. E quindi è usato, sì certo, in prevenzione, ma prevenzione cardiovascolare, neurogenerativa, ci ha parlato molto bene la nostra carissima amica Monica oggi. Bene, giungersi in fondo dice, ma questa ipossia me la risolvi? Come la risolvo? Secondo voi? Cioè, si è visto che modulando le vie di segnale intracellulari, quei fattori ipossio, e facendo uno shift, dobbiamo dare veramente, quindi bisogna ripristinare l'ossigeno tissutale. E qual è? Vedete quanti lavori sono usciti su questo. Io pure ho fatto una rassegna, tra l'altro fatto questa rassegna su Biomedicine, ho trovato, secondo me, uno di quelli che mi ha controllato la rassegna, non vuol dire una sciocchezza, ma era proprio il premio Nobel, che mi ha massacrato nella richiesta di dati. Poi alla fine, vabbè, mi sono piaciuti, ma insomma, credo fosse uno dei tre, secondo me. Allora, quale si fa? Ma, guardate, a Giorgio da tanto tempo, quando ha fatto quella famosa scatola nera, se conosciamo da Giorgio da 25 anni, un quarto di secolo, 0,25 secoli, prima era una scatoletta nera, gli dissi io, fai fare gli studi, perché se no, perché la gente ti chiede gli studi, se no non sai gli studi, li ha fatti fare, con mia grande sorpresa devo dire anche in maniera importante, e gli ha fatto fare la cosa strana, cioè prima ha fatto fare uno studio all'Università di Urbino,
dal professor Canestrari ed ha avviato a livello sperimentale in vitro tutte le azioni antiossidanti, eccetera, eccetera. Poi però è andato oltre. Infatti ero preoccupato quando mi disse: guarda, la faccio fare alla patologia umana di Milano con la professoressa Ferrero. Conoscendo il soggetto, ho detto: ma auguri, perché quella... E invece vedete gli studi che poi sono venuti fuori. Che cosa è venuto fuori in questi studi, soprattutto di Milano? Aumento della respirazione mitocondriale, azione protettiva contro i ROS, ma soprattutto, questo mi ha sorpreso, che già nel 2008, quando facevano gli studi, lavoravano sull'HIF, cioè 10 anni prima che arrivasse il Nobel, anzi 11 anni prima, perché già ci stavano lavorando alla grande sull'HIF. Quindi vedete, questo bellissimo lavoro è uscito su Journal Physiology e Pharmacology di Ferrero Fulgenzi, il gruppo proprio, e Maria Elena, sono due sorelle queste tra l'altro, che hanno lavorato su questo bellissimo lavoro. Ma dove l'hanno fatto questo lavoro? Indovinate dove l'hanno fatto? Nelle cellule endoteliali. Meraviglioso, ma perché l'endotelio è un organo cruciale? Chi è che ha detto oggi che l'adiposo, il tessuto adiposo, giusto, il tessuto adiposo, giustamente, è un organo? Questo è un organo fondamentale, perché ancora io mi lascio, quando a volte gli amici cardiologi mi sorprendono, ma qui ci nasce l'infarto e l'ictus, nascono in quel tessuto lì. E sapete quanto ci vuole da una placca che comincia a essere intaccata a un vero e proprio ateroma? Quanti anni passano? Ditemelo voi quanti anni passano. Eh? Quanti? Sì, 30. 30 anni passano. Quindi se lui ha per esempio 60 anni e lui si fa un Doppler pulito con le arterie pervie, secondo te se c'ha un po' di colesterolo gli devo dare la statina io? Ma che stiamo scherzando? Cioè, quando lo dice agli amici medici di base, si sorprendono. Ah, oh, oddio, ho visto il libro del Robbins e tu mi avevi detto. Avevo ragione, mica io. Cioè, Steiri, il Robbins ha ragione. Come 30 anni? Certo. Allora, vedi che posso dire, ma no, perché mi stanno riprendendo. Che la più grande truffa. Appunto, lo sappiamo, vero? Ecco, 30 anni. Dal primo, da 30 anni, 30 anni. Se fumi no, cioè diabete no, diventano anche 15 o 20, attenzione. Ma se lo fumi dai 30 a 40 anni, quindi c'hai 60, che te ne frega? Colesterolo, quando mi dice la statina, gli dissi, dite a quella dottoressa se la mette in quel paese la statina, capito? Eccoci. Mi dispiace. Allora, eccovi il lavoro della Ferrero, guardate. Io non so come Giorgio, avevo il coraggio, perché conoscendo il soggetto, eppure gli studi che l'ha fatti sulle cellule endoteliali, sul terreno di battaglia, ma sono studi che naturalmente potete vedere tranquillamente su PubMed, sono pubblicati e tutto il lavoro. Qui semplicemente di dire, guardate, ma lui non è, si è accontentato, lui va oltre, è un megalomane Giorgio, perché lui è un megalomane, assolutamente. Dice no, voglio fare anche Roma, aveva ragione però, sapete perché? Perché Roma dimostra sull'apoptosi indotta al cell food, l'HIF alfa e il metabolismo cellulare, tutto ciò che vi ho detto prima. Perché vi faccio vedere questo qui? Perché era questa premessa? Perché Roma, l'Istituto Tumori Maria Elena, ha dimostrato che non solo l'HIF veniva disattivato su vari tipi di tumore in concentrazione dose dipendente, ma guardate cosa succedeva, ripristinava il famoso la respirazione mitocondriale. Quindi Roma gli dimostra che la respirazione mitocondriale veniva ripristinata, ovvero c'era una riduzione di espressione della GLUT1, la deregolazione attraverso l'HIF1, c'era una produzione minore di lattato per forza, perché si va verso l'acetilcoenzima A, non c'è più l'acido lattico, capisci? Quindi sempre su vari tipi di tumore e dell'LDH ovviamente. E qui hanno fatto addirittura un bellissimo lavoro, guardate sul Journal Experimental Clinical Cancer Research, dove hanno pubblicato ovviamente questi, prima sulle linee cellulari, quindi diciamo di tumori liquidi, ma poi successivamente un altro lavoro sui tumori solidi. Ed ecco le conclusioni delle linee leucemiche, vedete? Ecco, il risultato ottenuto per perturbazione della via glicolitica, ottenuta da terosulfazime, cell food, il nome ovviamente quello lì è, diciamo commerciale, il nome diciamo dal punto di vista tecnico è terosulfazime, a favore della via mitocondriale rendendo la cellula tumorale suscettibile alla apoptosi, in accordo con Ferrero. Allora vi dico questo, quando due gruppi di ricerca diversi, anzi tre, compreso anche Canestrari, che tra l'altro non si sono nemmeno simpatici fra di loro, per niente,
ve lo dico perché mi sono trovato in un congresso, c'era Roma da una parte, Milano dall'altra, e quello diceva, ma questi i nostri lavori, belli, meglio di loro. Cioè, no, davvero, i nostri sono più belli, siamo andati oltre noi rispetto a loro. E Milano ovviamente che diceva invece, insomma, noi però siamo stati i primi, abbiamo fatto, cioè, capito? Significa c'è una conferma della conferma. E per finire quest'ultima dico, beh, ricordatevi che questa bestiaccia maledetta ci pensano anche curcumina e tè verde insieme a farle fuori. Io tutte le mattine mi prendo sempre un estratto ovviamente di curcumina e tè verde, ma vi ricordo che c'è un prodotto interessante in molte sottolineature, si chiama K2, con la curcumina. Che la vitamina K2 non è solamente per l'osso, ma è un protettivo endoteliale. E guarda caso nel prodotto dell'Epinutrix c'è la curcumina 600 mg. Yes. Ecco. Grazie e l'attenzione. Guardate se può...